Eccoci qui, buonasera a tutte e a tutti dal Pesciolino Rosso. Siamo in linea con Francesca Negri, Buonasera. scrittrice, con il libro Storie di giovani teppisti e vecchie canaglie, che ha vinto la menzione speciale Il valore delle relazioni nel terzo concorso letterario Emanuele Ghidini. Ecco, fai vedere pure la copertina del tuo libro. Eccolo qui, Giovani teppisti e vecchie canaglie. Io direi partirei dal titolo, lascerei un po' parlare te, racconta come nascono queste storie, che poi sono un po' tutte, no, collegate, che si toccano, eccetera. Come nascono e da dove nascono, insomma, queste storie? Allora, io innanzitutto vi ringrazio tantissimo per la menzione che è giunta inaspettata e graditissima, soprattutto per la, poi dicitura, l'importanza delle relazioni che nel mio libro effettivamente è il cuore della questione, nel senso che Storie di giovani teppiste e vecchie canaglie nasce esattamente da una riflessione che poi prende un po' da un'esperienza autobiografica, ma che poi apre su personaggi di finzione. Cioè, insomma, come ci rapportiamo con quei personaggi che pur esistono, che sono figure un po' difficili di giovani e meno giovani che per varie ragioni, un po' caratteriali, un po' di vita, si trovano ad essere sempre un po' gli esclusi, diseredati, Soprattutto quelli. vedere il dito puntato dagli altri contro di loro, perché è questo Esattamente, che fa quelli che vengono scattare. sempre indicati come quelli sbagliati, insomma, perché non sono come si vorrebbe che fossero, perché per varie ragioni sono non incasellabili e non sono inseriti, insomma, nei canonici dimensioni che la società vorrebbe che ognuno di noi in qualche modo corrispondesse. Quindi l'idea è nata dalla unione di un teppista giovane con una vecchia canaglia che in qualche modo se ne fa carico e se ne prende cura. Quel principio un po' sempre, secondo me, immortale, che la cura dell'altro è l'unica forma per vivere in questo mondo e darne un senso. Bravissimo, sono d'accordo. E quindi, Sono d'accordo. insomma, questa è l'idea di fondo del libro. E quindi è nata questa serie di cinque personaggi che sono collegati tra loro in coppie con un ultimo personaggio di cui magari parlo un attimo dopo, che è Achille, che è un po' è l'inizio, ma poi è la fine di questo romanzo, perché è stato scritto per primo il capitolo di Achille, ma poi è stato messo per ultimo, per ragioni che poi vi dirò. E poi gli altri invece quattro personaggi sono a ognuno dedicato un capitolo, e i vari capitoli vanno a coppie, per cui i primi due insieme e gli altri due tra di loro. E quindi si dà un po' uno speccato di una relazione che si costituisce nei primi due capitoli tra il giovane Carol e questo burbero anziano Geni, chiamato vecchio Geni, che è un po' un personaggio scomodo, che parla male, si atteggia male perché ha un vissuto di difficoltà e di incomprensioni. E poi l'altra coppia invece è un giovane Pietro, che è un ragazzino adolescente, anche lui un po' un vissuto impegnativo, e la sua un po' particolare insegnante che se ne fa carico, insegnante italiano, che con lui condivide dei trascorsi, anche lei magari non del tutto felicissimi, ma che alla fine è riuscita a costruirsi la sua nicchia nel mondo e soprattutto a trovare in questo ragazzo poi, se vogliamo, anche un senso alla sua professione e anche a se stessa, perché poi in questo ragazzo si rivede, si rileggono, insomma, sono un po' delle solitudini che si fanno eco sull'una nell'altra e poi diventano forza l'uno per l'altro. E quindi, insomma, mi sono divertita da un lato, perché a dispetto del titolo che magari fa pensare, vabbè, il titolo forse Storia di giovani teppisti e vecchie canaglie, nella mia testa vuole essere un po' diciamo ironico. Certo, quasi provocatorio nel senso, ecco, sì, chiaro, Sì, chiaro. perché i teppisti e le canaglie nel mio orecchio suonano in una dimensione un po' di benevolenza, cioè non Sì, sono quelli. non è un termine dispregiativo Ecco, troppo, ecco, non è un chiaro, chiaro. termine di quelli, insomma, dispregiativi, ecco, perché io quando infatti ne parlo alla fine, dico quando
Quando il teppista non trova la sua canaglia, cioè non trova quello a cui in qualche modo legarsi e trovare poi un tramite, diventa un delinquente, nel senso che rischia di diventare poi veramente una situazione dove non si ride più. Invece in questi racconti a me piace un po' ridere sulle situazioni, anche un po' le più, diciamo, tragicomiche, perché questi personaggi poi si divertono in qualche modo a, che io dico in modo un po' così, vendicarsi, tra virgolette, di una serie di soprusi che subiscono e a modo loro si fanno giustizia e lo fanno in modo a volte un po' così, un po' anche blasfemo per certi versi, un po' così ironico, sarcastico, comico, per cui mi sono un po' divertita a raccontare un po' degli aneddoti, un po' la Dopo, Giamburrasca e un po' bello. così. Dopo qualcuno, sai, giudica, chiamiamoli teppisti, le canaglie, giudica chi sbaglia, guardando sempre, dicendo, c'è sempre la possibilità di scegliere, no? In realtà, non è sempre così facile, no? Perché, come dice il mio amico Tony, non esistono ragazzi difficili. Esistono ragazzi, scusa, che hanno storie difficili, che Sì, non hanno mai scelto loro. Scusa, ma... figuriamoci. No, lì e mi fa piacerissimo che citi Non esistono ragazzi cattivi perché è una lettura che io ho a cuore e peraltro il personaggio di Don Bargi nel libro che viene citato a un certo punto nella storia di Pietro è una, diciamo, neanche troppo velata allusione a Burgio, che è una persona stimabilissima e che fa materialmente con un lavoro pratico in campo, un lavoro di recupero di situazioni di difficoltà, ed è un po' anche quello che mi piaceva discutere in questo testo, nel senso che ogni tanto qualche frecciatina la faccio a quelle, diciamo, pedagogie teoriche che ci dicono come devono essere gestite le situazioni di difficoltà, ma poi nella pratica bisogna poi andarsi un po' a sporcare le mani, nel senso che bisogna poi stare con i ragazzi, stare con i bambini che ti interpellano, che sono difficili, e bisogna poi gestirli, ma gestirli nella dimensione positiva del termine, non piazzarli, che è un altro paio di maniche. Con tanta pazienza e amore. Sì, perché la Hai base è detto una quella. cosa bellissima all'inizio, l'importanza della cura dell'altro per dare il senso alla nostra vita. E nel momento in cui io divento solo giudice, punto solo dita, non mi prenderò mai cura di nessuno. Pretenderò solo che gli altri siano perfetti perché io penso di essere perfetto. Questo è il tema. Sì, e quindi infatti mi piaceva un po' punzecchiare esattamente quella dimensione dell'educazione monolitica per i quali esistono solo i buoni e i cattivi, i cattivi devono essere puniti e poi possibilmente allontanati per evitare che ci disturbino troppo. Quindi in realtà è un po' un riscatto di questi personaggi che invece io ho a cuore enormemente, che pur sbagliati, pur difficili, sono invece, secondo me, di un'umanità immensa, perché poi anche il personaggio di Ginny, che è un buon personaggio fastidioso soprattutto all'inizio perché è veramente un po' sboccato, trascende sempre, esuberante oltre l'eccesso, però ha un'umanità fortissima che emerge poi nel capitolo che gli dedico e quindi sono personaggi a cui mi affeziono molto. E poi c'è il piccolo Achille alla fine, che è un personaggio ispirato alla mia esperienza di genitorialità un po' impegnativa, perché io ho un bambino di cui in tempi recenti ho scoperto, perché prima ammetto la mia ignoranza, non avevo molta consapevolezza di questa problematica, ha una iperattività molto grave, quei bambini che si chiamano ADHD e che sono bambini che creano una serie di fatiche perché sono difficili da gestire, eccetera, no? E quindi il libro, l'ultimo capitolo, è dedicato un po' alla presa di consapevolezza di questo bambino impegnativo che all'inizio sfugge da qualsiasi comprensione, perché è così diverso dal primo, perché agisce in modo così esuberante, eccessivo, fisico, e quindi poi pian pianino la scoperta di questa dimensione. Infatti, poi da lì
la mia scelta ed è anche qui raccontato in modo un po' scanzonato, divertito, un po' tragicomico, perché nasce proprio un po' da questa mia esigenza. Cioè io all'inizio avevo bisogno di sdrammatizzare un po' le fatiche che vivevo un po' nell'interfacciarmi con questa relazione, questa genitorialità per me complessa, e però farlo senza piangermi addosso, cercando di trovare comunque una nota positiva, sdrammatizzando. E poi è stata l'occasione per far parlare un po' di questa tematica, perché non, come me, tante persone, magari anche tanti educatori, io sono un'insegnante, quindi io di lavoro sono una docente delle scuole superiori e quindi mi interfaccio anche con tanti ragazzi, amo in particolar modo quelli più complicati per indole, insomma, forse per predisposizione. E vedo che comunque questa serie di difficoltà, anche propriamente questo disturbo nello specifico, che ormai è diagnosticato da diversi anni, però è spesso misconosciuto, maltrattato nella logica proprio che non ci sono dei trattamenti adeguati nei contesti educativi e formativi per permettere a questi ragazzi e bambini di trovare un percorso consono alle loro Anzi, esigenze. possibilmente li mettono a posto con una pastiglia. Ma sai, quelli sono percorsi che in tutti i campi hanno funzioni. La sola pastiglia di per sé non risolve il problema. La dinamica vera è di tipo relazionale. Quindi, anche laddove tu ricorri alla soluzione farmacologica, comunque devi sempre comunque partire da una dimensione relazionale, perché i bambini e i ragazzi in queste situazioni sono bambini e ragazzi che devono trovare un ambiente di adulto capaci di comprenderli innanzitutto. Ecco, io prendo che in questo mio libro ho voluto un po' raccontare questo aspetto rispetto alla questione delle relazioni, cioè la comprensione. C'è un personaggio all'inizio che è Karol, che è questo bambino di origine polacca, che è figlio di Irena, che si trova in casa ad assistere Jenny perché ormai è malato di una malattia terminale. E se detto così sembra una storia tristissima, poi in realtà la storia viene raccontata con un respiro un po' più leggero, però Carol è soprattutto un bambino di cui io volevo raccontare l'incapacità del mondo adulto di comprenderlo, e qui, a fin dal cognome, cioè che non riescono neanche a chiamarlo per nome e cognome perché la gente non sa neanche come si pronuncia, che non capiscono una serie di suoi atteggiamenti, di sue azioni, reazioni, emozioni, e non comprendendolo, lo giudicano e lo escludono sempre di più. Per cui nella comprensione, nello sforzo di comprensione, nello sforzo di ascolto, credo che stia davvero la capacità di fare la differenza nelle relazioni. Quindi i personaggi che io ho voluto mettere in scena sono personaggi che poi riescono ad ascoltarsi e a sentirsi. E in questo, ecco, poi questo libro ci tengo sempre a dirlo perché per me è il principale obiettivo per cui l'ho pubblicato. Io ho avuto una casa editrice che ci ha creduto, Scatole Parlanti, in questa pubblicazione, di far parlare un po' di questi temi, le royalties che spettano per la parte autoriale e che mi competono vanno all'Associazione Italiana Famiglia DHD, che sono un'associazione che si occupa esattamente di sensibilizzare e sostenere le famiglie che hanno si devono far carico di situazioni di questo tipo legate appunto a familiari con questo tipo di diagnosi, e quindi per me poi è l'occasione, insomma, per aprire il dibattito. Poi non sono mica soltanto questi i bambini così ad essere problematici, perché Pietro nel mio racconto non ha una diagnosi, è un ragazzo difficile, un Certo. ragazzo come a volte tanti ne troviamo in classe, cioè di quelli che ipersensibili, particolarmente introversi, poi tirano fuori il loro vissuto con la rabbia, con la frustrazione, con agiti che spesso sono
riprovevoli dal punto di vista di uno sguardo generico, ma che poi hanno una radice, un'origine, una sofferenza, un dolore, e che se non viene accolto e compreso, macera e resta lì. E quindi, ecco, mi faceva piacere un po' aprire e scoperchiare questa dimensione, però sempre un po' sdrammatizzando, un po' sempre col sorriso. Molto Ecco. Ecco, mi fa bene. particolarmente davvero piacere che questo libro sia stato accolto dalla vostra realtà, che quindi abbiate dedicato questa menzione, perché penso che gli obiettivi siano affini, il punto di vista sia il medesimo e ci sia appunto un modo di intendere la vita e le cose che ci corrisponde, insomma, perché proprio Assolutamente. Assolutamente sì. è un libro che mi fa molto piacere che abbia poi una diffusione, perché nel suo piccolo si sta facendo strada, vabbè, vari altri concorsi, ha ricevuto qualche altra menzione, è arrivato finalista in qualche altro Bene. concorso, per cui comunque vedo che è un libro che in qualche modo raggiunge il cuore di Assolutamente. chi lo legge, insomma, e quindi è la cosa che mi gratifica. E poi questo dà l'occasione un pochino di parlare di queste cose. Bene, bene. Grazie davvero di cuore. Francesca Negri, scrittrice, Grazie. che ha ricevuto la menzione speciale Il valore delle relazioni nel terzo concorso letterario Emanuele Ghidini con il suo libro Storie di giovani teppisti e vecchie canaglie. Grazie di cuore per essere Grazie stata con a noi e voi, buona grazie. serata. Buona serata a voi, grazie.